Lorenzo Del Pinto, cugini e sportivi aquilani, l'uno centrocampista dell'Aquila Calcio, l'altro estremo dell'Aquila Rugby. Parliamo innanzitutto della situazione attuale delle squadre, che vede l'Aquila Calcio prima in classifica nel campionato di prima divisione, mentre l'Aquila Rugby, seconda in classifica dopo il Rugby Colorno, a un punto dalla prima. Iniziamo quindi, come vivete questa situazione al momento della squadra? Allora sì, stiamo facendo bene, sicuramente il campionato è lungo, per adesso insomma stiamo facendo bene e speriamo di continuare così. Siamo una squadra molto giovane, però siamo partiti bene, 2 vittorie e un pareggio e speriamo di continuare. La meta più bella e il gol più bello finora? Allora, il gol più bello, semifinale playoff contro l'Aprilia, lo spareggio Aprilia-Chieti, insomma, ho fatto un bel gol e poi alla fine siamo passati alle fasi finali. La meta contro Rovigo 2 anni fa, l'unica. E il momento più difficile, se c'è stato nella vostra carriera fino ad oggi? Insomma, l'infortunio che ho avuto 2 anni fa, un piccolo infortunio, tra parentesi, è quello insomma di uno stiramento al flessore destro, però insomma 2 mesi di stop, però niente di che. Federico? Adesso sto recuperando dall'infortunio muscolare al flessore, è 1 mese e mezzo che sto fuori. Ogni sportivo ha un sogno, qual è il sogno più grande che avete? Ma sicuramente di andare avanti su questa strada e di mettere il nome dietro la maglietta. Di continuare così con l'Aquila e magari ambire a qualcosa di più. C'è in città secondo voi dualismo tra calcio e rugby, e se c'è perché? Io sinceramente poco insomma che sono rientrato qui all'Aquila, però penso che secondo me non c'è dualismo e sono due sport diversi, tutte e due affascinanti, e quindi penso che l'Aquila viva sia il calcio che il rugby in maniera positiva. È più una cosa alimentata dalla gente, tra di noi non ci sono problemi. Lorenzo, cosa il calcio potrebbe apprendere dal rugby? Ma sicuramente il fair play, il terzo tempo a fine gara, e insomma la sportività che si ha durante la partita e a fine partita, insomma, dei giocatori in campo. Mentre c'è qualcosa che il rugby potrebbe prendere dal calcio? La professionalità nel fare qualsiasi cosa, soprattutto a livello televisivo, non so. C'è invece qualcosa che del rugby proprio non ti piace? No, mi affascina tutto del rugby, sicuramente non seguo le partite dei club italiani, però seguo sicuramente la nazionale italiana e insomma il via dicendo, il Sei Nazioni, insomma tutto quanto che sia la nazionale. Mentre Federico, per te c'è qualcosa nel calcio che non ti piace? Non mi piace quando fanno finta di farsi male, quando urlano senza motivo o restano a terra le ore per delle bottarelle minime. Lorenzo, il primo calcio ad un pallone a che età? Ma è più o meno 3-4 anni, insomma, l'abbiamo dato insieme a casa, quindi 3-4 anni. Chi era il più forte dei due a giocare a calcio? Beh, sicuramente lui. Federico, invece è la prima volta che hai preso un pallone da rugby in mano e che hai capito che avresti giocato a questo sport? A 5 anni, non avevo capito che avrei giocato però. Lorenzo, hai mai giocato a rugby e se sì, come te la cavi? Ho giocato soltanto una volta a rugby, sono andato con lui a fare un allenamento, ma mi è bastato solo quello, insomma, e non lascio proprio perdere. Tu invece, Federico, hai mai giocato a calcio e se sì, come te la cavi? Sì, gioco spesso con gli amici a calcetto, me la cavo discretamente, più o meno, bene. Lorenzo, se non avessi fatto il calciatore, oggi cosa saresti? Ma se non avrei fatto il calciatore sicuramente sarei a lavorare nelle attività che hanno i miei genitori, quindi sarei a lavorare, però comunque sia per adesso vado avanti così, sono contento di fare questo lavoro, quindi andiamo avanti per questa strada. Federico?
Federico? Credo che avrei studiato un po' meglio e avrei il geometra, credo, anche se sono riprovato. Comunque. I tuoi idoli sportivi da ragazzino sono gli stessi che hai oggi? E se sì, quali sono? Ma sicuramente io sono un tifoso della Juventus e il mio idolo è sicuramente Alessandro Del Piero, però magari i tempi cambiano, insomma, vedo molto le squadre insomma, di Serie A, soprattutto appunto la Juventus, che il mio idolo è Arturo Vidal. Mentre per te, Federico, c'è un idolo a livello rugbistico? Sono cresciuto con le immagini, con le vedi di John Alom, sicuramente mi hanno fatto appassionare a questo sport. Passiamo alle domande un po' meno serie. Sì. Lorenzo, pregi e un pregio e un difetto di Federico? Ma sicuramente un difetto è che magari fa un po' troppe serate. E un pregio, insomma, sembra un ragazzo all'apparenza duro, ma è sicuramente un ragazzo simpatico, buono e altruista. Al contrario? Un pregio sicuramente la sua caparbietà e la voglia che mette nel fare qualsiasi cosa fa, e un difetto, non lo diciamo che è meglio. La parolaccia che dite più spesso in campo quando vi arrabbiate? Porca troia! Cazzo! Chi era il più disubbidiente da ragazzino e chi invece l'angioletto? Ma sicuramente il disubbidiente ero io e l'angioletto era lui. Sei dello stesso parere, Federico? Disubbidienti tutte e due, ma più cattivo era lui, sicuramente. E chi è più bravo con le ragazze? Ma lui sicuramente. Non ci sta storia lui. Allora, quale qualità fisica o caratteriale ruberesti a tuo cugino? Fisica non saprei, comunque sì, è un bel ragazzo, quindi è un ragazzo insomma muscoloso, alto, però caratteriale non mi viene in mente. Grazie. Federico, tu? Ma fisica, non lo so. Credo che vada bene così. Caratteriale, ho detto anche prima, la sua caparbietà e la voglia nel fare tutto. Definisci il tuo allenatore in una sola parola? Professionista. Metodico. E Lorenzo, fai un augurio a Federico, poi Federico un augurio a Lorenzo. Ma l'augurio che gli faccio di continuare insomma ad essere un martello per quanto riguarda il suo mestiere. E insomma, un in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Un in bocca al lupo per la sua carriera. E basta. Grazie a tutti e due e in bocca al lupo ad entrambi. Grazie, sì. Ciao. Ciao.